Federico Giusti, delegato RSU al Comune di Pisa, sindacato generale di base, ma anche un sindacalista che segue da vicino le dinamiche degli appalti nel lavoro privato. Ok, questo nostro incontro tenderà a darti la possibilità appunto di poter esprimere tutta una serie di perplessità che stiamo notando nel mondo sindacale, in cui una delle cose che si nota è un certo scollamento che c'è nel mondo del sindacato dovuto a come anche si è costruito in questi anni il sindacato, sia il sindacato diciamo storico, no? Tipo la CGL, il CISL, ma anche il sindacalismo di base, sta entrando in una fase in cui c'è uno scollamento con i lavoratori. Si nota che la partecipazione è sempre meno democratica e questa cosa sta pesando poi anche nei momenti di lotta, no? Secondo me ci vuole un salto di qualità nel sindacato per ritornare ad essere un elemento attivo nella società, o no? Ma personalmente credo che il problema non sia solo andare nei posti di lavoro e contestare la linea sindacale arrendevole di CGL e CISL. Quello che manca è una aggiornata analisi di classe di cosa è oggi il mondo del lavoro. Il mondo del lavoro oggi vede una perdita di potere d'acquisto e di potere di contrattazione da anni. Il Jobs Act è stato devastante per la classe lavoratrice, ma è stato devastante anche l'accordo sulla rappresentanza del gennaio del 2014. Un accordo da cui non siamo più usciti, perché ci sono state anche alcune organizzazioni sindacali che l'hanno firmato, altre che hanno deciso di non firmarle, accettando di non poter presentare nel lavoro privato liste in quanto non firmatari di questa intesa. Intesa che, guarda caso, la ritroviamo insieme al Jobs Act al centro delle politiche del lavoro del nuovo governo Conte-Bis. Io credo che ci sia bisogno di una riflessione seria, aggiornata, di cosa sia oggi fare sindacato e di cosa significa fare conflitto. Sicuramente veniamo anni nei quali la cancellazione, per come l'avevamo immaginato, dell'articolo 18, Jobs Act, la legge sulla rappresentanza, ma anche i licenziamenti politici sempre più diffusi e disciplinari nei posti di lavoro, l'applicazione dei codici etici ha determinato un clima di paura e di rassegnazione, al quale non tutti ovviamente intendono sottostare. Ci sono anche realtà individuali e collettive che si oppongono, ma che trovano comunque un piano repressivo che non è soltanto forte nei posti di lavoro, ma è anche in ambito sociale. Cominciamo a riflettere sul fatto che, mentre molti discutono della fine del governo Conte 1 e dell'uscita della maggioranza della Lega, molti dicono stanno riaprendo i porti, in realtà sono dimenticati i contenuti del pacchetto sicurezza, quei contenuti che penalizzano e che colpiscono chi manifesta e che vengono, guarda caso, applicati proprio in queste ore nei confronti di svariate realtà compagni che stanno proprio manifestando con blocchi stradali e con iniziative di piazza. Ecco, io credo che su questo argomento, in maniera non manichea, ci sia bisogno di aprire una riflessione. Ad esempio, la questione dell'orario di lavoro, secondo te, in una fase di crisi di sistema, no? Come viviamo oggi in Italia, ma anche nel resto del mondo, è un elemento centrale della discussione che ci deve essere dentro il sindacato, perché con le tecnologie attuali la perdita di lavoro sarà sempre una costante. Quindi il mondo del lavoro si deve porre nel discutere di questa cosa e sapere contrapporre delle proposte a questa continua perdita di posti di lavoro e quindi anche di potere di contrattazione, perché quando i lavoratori diminuiscono costantemente di numero
con varie manovre, no? Che possono essere prepensionamenti, no? La quota 100 e compagnia bella, si arriva a ridurre al lumicino la forza lavoro, che comunque subisce di contraccolpo un aumento dello sfruttamento però sullo stesso posto di lavoro. Quindi secondo te questo elemento è un elemento che manca oggi? È un elemento centrale, perché la riduzione dell'orario di lavoro non è soltanto uno slogan, ma deve essere accompagnato da piattaforme contrattuali. Vi faccio degli esempi concreti. Noi abbiamo avuto un anno fa un contratto nazionale, che fra l'altro è scaduto al 1° gennaio, del pubblico impiego, che vi arriva dopo quasi 9 anni di blocco. Non ci sono soltanto aumenti irrisori che non recuperano potere d'acquisto perduto, ma abbiamo nel frattempo un'erosione paurosa di posti di lavoro. Soltanto negli enti locali si parla di, in meno di 10 anni, di 70-80 mila posti di lavoro in meno. Quindi il vero problema sta che nel proporre delle piattaforme che siano realmente non più piattaforme, diciamo, avveniristiche, ma piattaforme reali. Quando tu cominci a mettere una riduzione dell'orario di lavoro, un riconoscimento delle professionalità acquisite, cominci a dire che il sistema di calcolo degli aumenti contrattuali deve essere non con il codice IPCA, ma con un codice decisamente favorevole. Quando lo unisci a un principio secondo il quale ad una certa età si va in pensione, soprattutto se hai svolto dei lavori usuranti. Immaginatevi voi un metalmeccanico, un autista, che ha un'educatrice che ha 65 anni, sono ancora lì al lavoro. Cioè, una cosa vergognosa, la qualità dei servizi non può che essere diminuita. Io credo che ci sia bisogno di rimettere al centro delle piattaforme rivendicative e partire dai bisogni reali. Cioè, noi più talvolta abbiamo perso quello che era l'ABC del movimento operaio, cioè discutere, presentare le piattaforme. Quelle che si presentano poi hanno una lontananza abissale rispetto al contratto che esce fuori, ma anche i meccanismi democratici all'interno dei luoghi di lavoro, dove si discute soltanto in assise particolari, in contesti capito angusti. La discussione sul contratto deve riguardare non solo gli iscritti del sindacato maggiormente rappresentativi, ma la totalità del mondo del lavoro. E il fatto di aver rinunciato a questo elemento conflittuale con la presentazione di piattaforme, questo la dice lunga sul fatto che ormai nel mondo del lavoro si vanno a concludere delle intese che poi sono tarate sulla posizione del medico di classe. Allora, un'altra cosa che volevo chiedere era: c'è stato un incremento di morti sul lavoro? C'è un peggioramento evidente della condizione dei lavoratori su tutto il territorio. Oggi praticamente assistiamo a diverse morti al giorno, e fa parte, diciamo, della quotidianità oramai questa cosa. E neanche ci sono risposte, visto la gravità della cosa, adeguate a questo tipo di problematica. Mi sembra che ci sia una certa passività. Ci siamo assuefatti all'idea delle morti e degli infortuni sul lavoro. In realtà quest'anno, il 2019, rischia di essere l'anno in cui ci saranno più infortuni e più morti sul lavoro, se consideriamo anche le morti in itinere, nel viaggio casa-lavoro, lavoro-casa. Il vero problema è che c'è un altro aspetto importante, che è quello della nocività ambientale e della nocività che colpisce innanzitutto i lavoratori. L'Italia era il paese che doveva subire delle fortissime bonifiche, ci sono siti produttivi da anni e anni conosciuti e che dovevano essere bonificati proprio perché rappresentano ancora a distanza di anni dalla chiusura delle produzioni un pericolo serio, concreto per la salute della popolazione. Per fare le bonifiche ci vogliono i soldi, quindi a questo punto si stabilisce qual è la priorità. Cioè, la priorità è la salute dei cittadini. Quando i cittadini a San Piero organizzano un presidio permanente, perché non vogliono che arrivino gli scarti delle lavorazioni, fanno un'operazione che non è soltanto di difesa del loro territorio. Dicono:
siamo una zona ridosso del parco, non capiamo perché se ci debba essere un odore nauseabondo che ci impedisce a distanza di 3, 4, 5 km di rimanere fuori. È una situazione insostenibile e per questo abbiamo bloccato l'arrivo dei camion. Io credo che sia un'esigenza reale quella della popolazione. Le esigenze, le istanze ambientali vanno di pari passo con le istanze del mondo del lavoro. Facciamo l'esempio dell'Ilva: non è che tu possa pensare di salvaguardare l'occupazione dimenticando che l'Ilva in questi anni ha prodotto una lunga sequela di morti. In realtà quello che manca è un ruolo di uno Stato che dovrebbe intervenire per riqualificare, per rilanciare la produzione e per cambiare ovviamente l'uso di questa fabbrica, per produrre altro, per produrre in maniera non nociva, per recuperare l'ambiente. Credo che la bonifica ambientale, la salvaguardia dei posti della salute, e non è un caso che noi siamo una regione che ha soppresso anche molti presidi ospedalieri o comunque presidi sanitari, è chiaro che la questione salute, sicurezza nei luoghi di lavoro e occupazione va declinata in maniera completamente diversa. Basta con il partito, diciamo, unico della difesa dei posti di lavoro, se questi creano ovviamente una forte nocività, ma non vediamo soltanto il punto di vista ambientale. In realtà lì c'è un'enorme contraddizione tra il capitale e il lavoro che porta proprio in questi giorni a far sì che ci sia all'interno del capitalismo una lotta intestina molto forte per far fuori una serie di produzioni che sono nocive per favorire delle cosiddette produzioni green. In realtà dietro a questa lotta però non ci sta né una bonifica dei territori, né un recupero dell'ambiente e né anche la consapevolezza che tanti infortuni e tanti morti sul lavoro sono le conseguenze dei ritmi produttivi allucinanti, dell'aumento dell'età pensionabile, del fatto che siamo sempre più insicuri a lavorare perché poi c'è anche il ricatto economico. Perché molti lavoratori sono costretti a lavorare al nero, cioè si fanno tanti discorsi, ma il numero degli ispettori dell'INAIL, dell'INPS, dell'INAIL, delle aziende sanitarie è diminuito. Cioè in questi anni non soltanto si sono addolcite le misure del testo 81 del 2008, progressivamente addolcendole a favore dei datori di lavoro inadempienti, ma si è fatta un'altra operazione bruttissima, che è quella di ridurre il numero di coloro che devono far rispettare le normative. È chiaro che in questo contesto non può che aumentare l'infortunio sul lavoro o la morte sul lavoro. In un contesto in cui si perde di vista la centralità della vita e del lavoro, evidentemente si fa una scelta di campo, per cui le vittime sacrificali poi sono gli ultimi, sono i lavoratori. Quindi, secondo te bisogna modificare, perché da quello che dici, da come descrivi le problematiche, c'è una carenza di dibattito democratico anche nel mondo del lavoro, che mi sembra che corrisponde poi alla mancanza di dibattito che c'è nella società più in generale, se non sotto la forma del populismo, no? Delle iniziative che vengono fatte nei talk show, no? Dove hanno ristretto e compresso tutto quello che era invece il potenziale democratico che si era sviluppato negli anni 70, che metteva appunto in un rapporto sinergico la fabbrica con la società, quindi con le sue problematiche e con la volontà da parte appunto del movimento sindacale, del movimento anche politico, di voler realmente modificare gli aspetti negativi che tu andavi a descrivere. Difatti in quell'epoca sono nate poi realtà come la Lega Ambiente, no? Realtà che tendevano a mettere in discussione un modello produttivo, e nelle fabbriche c'erano strutture realmente democratiche come i consigli di fabbrica che sviluppavano la discussione su certe tematiche. Io mi ricordo quando lavoravo all'Innocenti che in fabbrica si discuteva anche della sanità, della scuola, quindi il ragionamento che faceva la classe operaia era un ragionamento complessivo che riguardava tutti gli ambiti della società, nessuno escluso. Ma oggi
Ti sembra che questo ci sia? No, la risposta è negativa, ma evidentemente perché? Allora, intanto partiamo da questo presupposto, che oggi il potere di contrattazione è diminuito. Se andiamo a vedere la contrattualistica degli ultimi 25 anni, ci rendiamo conto che tantissime materie sulle quali prima il datore di lavoro pubblico o privato doveva discutere, oggi invece non ci esistono più. Per cui evidentemente si è ridotto lo spazio di agibilità sindacale. Poi la legge sulla rappresentanza sindacale stabilisce che o tu accetti quelle regole volute da Confindustria e le sottoscrivi, per cui non esiste più neanche una minoranza interna. Faccio un esempio: se io sono un delegato della CGIL che mi rifiuto, cioè che contesto un accordo che la mia organizzazione ha siglato e ho il consenso della base dei lavoratori, io non posso più fare sciopero e mobilitarmi contro quel tipo di accordo, perché la legge sull'accordo sulla rappresentanza di fatto lo impedisce, si prevede sanzioni, sospensioni, sospensioni del diritto della rappresentanza, ammende e via dicendo. Chi non l'ha firmato si ritrova escluso dal mondo del lavoro, cioè è uno spartiacque l'accordo sulla rappresentanza, ma allo stesso tempo, e su questo mi voglio anche assumere poi anche come militante una responsabilità, anche dire qualcosa di più, cioè nel senso che non può essere declinato in termini ideologici la firma di un accordo sindacale, ma deve essere compresa per quella che è. Le organizzazioni sindacali, Obas, USD, che hanno sottoscritto questo tipo di accordo, lo hanno fatto perché probabilmente hanno individuato nella necessità di presentare le liste della RSU un elemento dirimente per la sopravvivenza sindacale. E lo stesso ragionamento lo può aver fatto anche il settore della CGIL. Non è un caso che Landini era critico insieme a Rodotà rispetto a questo accordo, che ora invece lo va a difendere a spada tratta e anzi è un elemento fondante dell'alleanza che la CGIL sta costruendo con il Conte Bis. Dopodiché però bisogna vederlo in maniera, come dicevo prima, non manichea, cioè c'è un problema che riguarda tutto il mondo del lavoro. Dentro i posti di lavoro non si discute più, perché i posti di lavoro sono lo specchio anche della società e viceversa. Se tu hai una classe operaria debole, frammentata, divisa, che è vittima o comunque facile preda di quelle che sono le teorie xenofobe, razziste, evidentemente è già successo questo, cioè negli anni in cui vinceva Berlusconi, il voto alla Lega, il voto a Berlusconi nelle fabbriche del centro-nord era massicciamente dato a destra. Oggi, se dovessimo fare un confronto con 20 anni fa e passa, ci rendiamo conto che il voto degli operai va prevalentemente a destra. Allora, che cosa è accaduto questo? Loro hanno costruito un'egemonia, i comunisti non hanno saputo costruirla un'egemonia. I comunisti sono usciti sconfitti da un punto di vista ideologico, ma anche come metodo di lavoro. Quindi il ragionamento da sindacale diventa tutto politico, però da un punto di vista prettamente sindacale possiamo anche dire del resto che ci sono stati anche degli errori nella parte più conflittuale del movimento sindacale, errori sui quali non abbiamo mai aperto un confronto reale. Qui non siamo a dire che questa organizzazione è migliore di un'altra, stiamo semplicemente a prendere atto oggi che se la arretratezza nella quale ci dibattiamo, nella quale si ritrova il movimento dei lavoratori nel settore pubblico e nel settore privato, è anche dovuta a tanti compartimenti stagni. Faccio un esempio concreto: noi in queste settimane estive abbiamo toccato con mano cosa vuol dire lavorare negli appalti, perché ci sono state sentenze che hanno decretato la fine della centralità del lavoratore all'interno delle politiche degli appalti. Si va a privilegiare quella che è l'autonomia dell'impresa, la libera imprenditoria, la supremazia del diritto del padrone a assumere chi vuole, quando, in che condizioni ritiene più opportuno, per mantenere inalterata la sua soglia di profitto. Le clausole sociali oggi esistenti e previste nei contratti sono del tutto inadeguate, insufficienti. Finisce che tu vai a rinnovare degli appalti, li rinnovi per un anno e costa più l'istruttoria, la costruzione dell'appalto di fatto
costa tantissimi soldi, per cui non hai tempo né di programmare né di andare a investire sul piano dei controlli, eccetera. Ma in particolare l'elemento della clausola sociale in sé che va rivisto. Cioè, oggi non basta dire ho applicato una clausola sociale o lo prevede l'articolo tot del contratto applicato in quella determinata azienda, pubblico o privata che sia. Cioè, noi siamo di fronte ad un attacco forsennato ai diritti dei lavoratori. Quello che accade per esempio in Toscana Aeroporti, Handling e Toscana Aeroporti. Toscana Aeroporti e l'Handling non vogliono incontrare i lavoratori degli appalti. Perché? Perché i lavoratori degli appalti, le organizzazioni di base come anche SGB, li direbbe semplicemente che noi vogliamo una clausola sociale molto più forte, la certezza che loro non andranno a prendere personale nuovo, ma assumeranno il personale che è già all'interno dell'appalto, che è stato formato. E qualora dovesse arrivare la liberalizzazione, si dice, gli effetti nefasti della liberalizzazione, qualora dovesse arrivare una nuova società, perché non assumere personale nuovo? Perché magari quello vecchio ha delle prescrizioni mediche, perché è 20 anni che fa quel lavoro ed è logoro, perché magari ha un contratto di secondo livello particolarmente favorevole, ha i ticket, restaurant, buoni benzina, ha conquistato condizioni migliori per cui rappresenta un modello da distruggere. Accade anche questo all'interno degli appalti. Oppure si fanno degli appalti all'interno di pulizia, all'interno dei comuni, e si scopre praticamente che gli enti pubblici mettono una serie di steccati che favoriscono alla fine una riduzione dei servizi al cittadino. E sappiamo in questi giorni quanto sia importante mantenere elevata la soglia di pulizie all'interno, per esempio, degli ospedali, della sanità, di igienizzazione. Non si può pensare di ridurre i costi quando è in ballo la nostra salute e la nostra sicurezza. Ecco, nel caso delle pulizie comunali abbiamo un esempio eclatante, un bando scritto male, il sindacato dovrebbe intervenire appena un bando esce, anzi ancora prima dell'uscita del bando. Infatti noi stiamo a rivendicare all'interno dei vari enti la possibilità, prima della scadenza di un bando, di discutere nelle commissioni consigliari. Questo è un tipo di democrazia molto forte, un tipo di democrazia diffusa che dobbiamo sostenere e dobbiamo far nostra. Ma per far questo ci vuole un sindacato che, diciamo, rompa gli schemi tradizionali. E lo schema tradizionale è quello che vede praticamente intervenire a bando uscito, quando non c'è da fare più nulla, quando si va praticamente a fare una mercanzia sulle ore dei lavoratori, e non si va invece a studiare quelli che sono i bandi prima ancora della loro pubblicazione. Non è solo un problema di tempistica, è un problema di prospettiva. Se tu hai una visione di sindacato conflittuale, ha una visione di sindacato che va anche a tutelare gli interessi dei cittadini e dei lavoratori, perché sappiamo benissimo che sfruttando i lavoratori non si vanno erogando dei servizi migliori. Quindi, di fronte a questo scenario che hai descritto con molta lucidità, le decisioni dello sciopero, secondo te, e le articolazioni, diciamo, delle lotte che si preannunciano, sono adeguate al tipo di problematiche, o ci sono, secondo te, dei limiti oggettivi che possono appunto non trovare una giusta rispondenza, no? Anche nel mondo del lavoro, sulle problematiche che ho sollevato, nel senso che i lavoratori possono essere, come hai detto, visto che si sono anche spostati a destra culturalmente, no? C'è stato un lavoro per spostare a destra. Secondo te c'è il rischio che ci sia poca aderenza? Ma io parto da un presupposto: qui non è in gioco la necessità degli scioperi, anzi le lotte dei migranti ci insegnano che esiste un altro elemento di conflittualità, per esempio nel Metapontino, nell'Agropontino, cioè dove c'è uno caporalato. In realtà il lavoro di lotta dei migranti ci ha fatto capire che quello che un tempo era una distribuzione in tre parti uguali, distribuzione, cioè produzione, commercializzazione, eccetera, eccetera,
In realtà oggi praticamente la percentuale di soldi che vanno ai produttori è decisamente più bassa, ma lo si vede anche se si va a vedere la ricchezza nel mondo, no? C'è una parte esigua che è sempre più ricca e una parte che c'è un impoverimento dei ceti medi, uno è una proletarizzazione dei ceti medi, ma abbiamo anche comunque una forte erosione del potere d'acquisto anche per la stessa classe lavoratrice. Se la generazione mia con uno stipendio poteva mantenere un figlio all'università, oggi due stipendi non bastano. Quindi praticamente questa è la fotografia spicciola della realtà. Io parto da due presupposti. Dico, noi abbiamo una legge che limita fortemente il diritto di sciopero. Cioè, se tu proclami uno sciopero nei servizi minimi essenziali, fra quando lo proclami e quando fai lo sciopero vero e proprio passano 30-40 giorni. È veramente un'ingiustizia, nel senso che loro hanno costruito dei meccanismi per imprigionare il diritto di sciopero, perché quest'arma era un'arma micidiale. Ecco, qui ti interrompo un attimo e ti chiedo, ma secondo te questo modo di fare è in linea con la Costituzione? No, non è in linea con la Costituzione, ma in realtà noi veniamo da anni nei quali la Costituzione è stata vilipesa e distrutta. Indirizzo a fini sociali dell'economia. Oggi hai invece la supremazia delle sentenze a livello comunitario che dicono che c'è il primato di impresa e dell'autonomia dell'impresa. Anche la difesa della Costituzione non può essere una difesa astratta, una difesa che non affonda le sue ragioni nella materialità anche del compromesso sociale che nasceva negli anni della Costituzione. Io voglio arrivare a una conclusione, la mia organizzazione sindacale con altri organizzerà uno sciopero e quindi io prendo atto di questa situazione. Dico che lo sciopero generale oggi è un'arma utilissima, è utilissimo lo sciopero generale se lo si costruisce comunque in tempi più lunghi. Cioè oggi lo sciopero generale deve uscire, gli scioperi non devono uscire dalla loro ritualità, non si può pensare che un'arma sensazionale come quella dello sciopero, soprattutto dove c'è invece una forte limitazione, e una delle idee del governo nuovo, d'accordo con i sindacati complici, è quella di andare a limitare ulteriormente il diritto dell'esercizio di sciopero laddove fa più male, per esempio nel settore dei trasporti. Allora io dico, utilizziamola bene, utilizziamola al meglio l'arma dello sciopero e andiamo anche a costruire delle vertenzialità diffuse che sappiano rimettere insieme gli interessi della cittadinanza. Prima ci menzionavi l'idea della città. Io credo che sotto i nostri occhi abbiamo il sacco della città. Nessuno parla più di una parte dei soldi che andavano alla CESCA per costruire le case popolari, chi perde casa perde lavoro, nessuno parla più di salute, nessuno parla più di sicurezza declinata non come numero di forze dell'ordine presenti nei quartieri, ma come una sicurezza sociale che è data anche dalle biblioteche. Si sta esternalizzando le biblioteche, per cui tu troverai sempre più, meno biblioteche e sempre spazi di cultura gestiti dai comuni e sempre più esternalizzati a persone che guadagneranno pochi soldi. Ecco, queste sono le condizioni materiali che dovrebbero far parte di un percorso per mettere le storie collettive e individuali all'interno di una rivendicazione sociale, politica, culturale e all'interno dello sciopero. Se non si fa questo, lo sciopero diventa qualcosa di rituale.